Musei Capitolini Centrale Monte Martini. Museo di oggi. Bene amici, oggi siamo andati ad un museo. Un museo particolare che unisce degli attrezzi, diciamo, del periodo. Qua mi sa che è passata al posto sbagliato. Ecco, questo museo ci sono delle antiche tombe risalenti al periodo romano e anche dei macchinari risalenti, credo, siamo al 1950, quindi come vedete si trovano delle tombe antiche di 2000 anni fa e dei macchinari, perché questa poi era diventata una zona industriale e quindi c'è questo mix, questa mescolanza che rende il museo molto interessante, molto particolare. Intanto non siamo andati gli anche a fare la lista per questo, per i corsi per fare secondo. Guardate che splendore. No, certo non ci andiamo a dare. Non so tutte copie. Gabri, non sono tutte copie, eh? Ce n'era una. Ah sì, piccola replica. Vero. Hai visto che turbinone? Una turbina che motore a diesel, l'abbiamo letto prima, motore a diesel che produceva 5.000 kW di corrente. Questa è la turbina. Adesso ovviamente non funziona più perché fermo, siamo. Andiamo. Questa è forse. Quindi questa è la turbina gigante, guardate, una grandissima turbina che produceva, vedete, 5.000 kW. Guardate quanto è grosso il bullone, ne metto la mano, guardate un po'. È bello grosso,
vede. Ecco, arrivo subito. Ma l'avete visto quello là? Da più? No, prima ci siamo andati. Ok. Va bene. Questa sembra di conoscerla. Ah, sembrava Ritratto di Traiano. Sembra una donna. Non lo so. Sembra un po' sbagliato questo. Guardate. C'è ancora un certo profumo d'olio. Lo senti? C'è ancora un certo profumo di olio di queste macchine. Ah, ah. E a che serviva? Per caricare? Ah. Sono due motori, quindi sono due i motori, vedete? Quindi producevano 5.000, 5.000, 10.000, 10.000 watt. Vedete? 1 e 1, 2. La ditta di Milano abbiamo visto, Legnano, Tecnomasio Italiano, Brown Boveri. E qui vi dico che da qui, da dove siamo saliti, si sente ancora profumo di olio di queste macchine, vero? No, così. E loro lo possono interrompere. Pensa anche quanto calore che poteva sviluppare, quindi questa. Questo stanzone era caldissimo, era caldo. Qui si poteva svitare e si poteva vedere dentro come andava. Questo per esempio è uno sportello di ispezione. Sì. Sviti per vedere se c'è qualche problema. Sì. Vedi che c'è ancora olio, guarda, c'è ancora l'olio. C'è l'olio. Guarda qua, olio. Ancora c'è l'olio. Sì, sì. Sì, sì. Aspetta, metti. Devo toccare. Fa un po' questo. Guarda, eccolo qua. C'è ancora olio. Guarda ho fatto. Fa una fotografia di ispezione. Sì. Solo la mano. Ecco, è così, vedi. Vedi. Questa è una copia anche dice replica. Questa è Caracalla, eh? Ah, questo è l'interno. Bello. Biella e manovella. Ah, di un pistone. Ah, questo è il pistone, sì sì. Questo è il pistone. Mettili lì vicino, sennò non si vede quanto è grande. Ah, sì. Guarda, in tal modo devi fare questo, Questo sotto. Ah, leva il dito però. Sì. Devi schiacciare questo su. Questo è quanto è grande, vedete? Aspetta, vediamo un attimo. Allora, io sushi. Allora, guarda un attimo. Sarà quanti metri sarà? Faccio così mentre guardi Biella? Sì, schiacciato. Questo sarà, io sono 1,75 m, quindi questo sarà circa 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo.
guarda, è enorme. L'assemo andiamo da sotto, deve stare sotto, capito? Quello è il pistone. Che cosa sono questi tubi qua? Questi tubi. Ah, quelli che muovono. Che muovono la. Questo veniva su e giù. Sì, 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 gira, sì, sì, col pistone, sì, 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 il pistone del motore. Quindi il pistone è sopra. Quindi il cilindro è sopra. Questo ha tutto l'olio. Qui è anche pieno d'olio, No, stanno lì. Ecco, questa non è una copia, Per esempio, questa non è una copia, ragazzi, Stato originale questo. No, no, no. Sono state recuperate da quella zona sotto il Campidoglio. Questo infatti stava sotto il Campidoglio, quella via del. Aspettate che vi voglio far vedere l'antica aquila romana, eccola qua. Questa, no? Vero? Anche qua, è enorme, guardate la mano, è enorme, grandissima. Monumento di dedica dei re Asiani a Giove e Capitolino. Molti re, molte città libere, molti privati ricchi e potenti desiderano onorare il Campidoglio come merita la dignità del Tempio e la fama della nostra autorità. Così Cicerone descrive nel 70 a.C. la magnificenza del colle Capitolino. Una preziosa documentazione di questo fenomeno è venuta alla luce durante gli scavi degli anni 30 alle pendici del Campidoglio. Testi in latino con la traduzione in greco riportano la dedica a Giove Capitolino come segno monumentale di omaggio e di amicizia al popolo romano dei re dell'Asia Minore. Mitriade IV, re del Ponto, la regione della Cappadocia che si affacciava sul Mar Nero. Ariobarzane I o II, re della Cappadocia, entrambi sostenuti da Roma, l'uno da Silla, l'altro da Pompeo, il re dei Nabatei che risiedeva a Petra, sud-est del Mar Morto, e la città dei Cari, denominata Tabai. Le statue dei potenti principi poggiavano sul lungo basamento in corrispondenza delle loro dediche, in modo da ricostruire un donario monumentale sul quale sfilavano coloro che erano stati ammessi a celebrare la più importante divinità di Roma. La collocazione del monumento viene a situarsi vicino al tempio della Fides, della fede, che rappresentò il centro della politica estera di età tardo-repubblicana. In questo luogo sacro venivano stipulati, per esempio, i trattati internazionali tra Roma e i popoli stranieri. Quindi è un monumento di ringraziamento per aver fatto amicizia con l'impero romano. Sì. Guardate quanto è grande. C'è un ferro, attento non toccare qua, vedi?
c'è un ferro interno che si è collegato, capito? Anche questo è enorme, questa è la mia mano, eh? La metto vicino senza toccare, guardate quanto è grande. Sarà solo questa testa, sarà un metro. Testa di Ares, questa è una replica di età severiana, fine del secondo secolo d.C., ispirata all'originale bronzio che Alcamenes eseguì nel 420 avanti Cristo per ritrarre la statua di culto del tempio nell'agorà di Atene dall'area sacra di Largo Argentina 1925. Largo Argentina e a Roma. Questo non c'è niente. Il buco dell'orecchino, sì, vediamo. Il buco dell'orecchino, amici, incredibile. Questo... Qui invece siamo al fregio dell'architrave, fregio architrave pertinente alla decorazione della cella del tempio di Apollo Susiano, marmo lunense. Fregio architrave. Ah no, no, sta facendo solo foto. Dopo può controllare su YouTube. Questo è il mosaico. Mosaico risalente, questo è all'antica, sì, secondo secolo dopo Cristo. Questo è tutto il mosaico, eh? Tutte siamo nel secondo dopo Cristo, più o meno, in quest'epoca. Raffo. Questa è la statua di un generale romano, primo secolo avanti Cristo, statua del padrone di casa, nudità eroica, nudità eroica.
statua di magistrato giovane. Dove c'era appunto questa grande proprietà imperiale, prima abbellita da Settimio Severo, poi dell'Aquilo ci costruirà un piccolo anfiteatro e un circo molto grande, e ci si trasferiva. Statua di giocatrice di astragali, quello che si usa ancora oggi in Mongolia. Cosa sono gli astragali? Sono, nella sua mano sinistra tiene una manciata di astragali, ossicini che venivano ricavati da pecore, montoni o maiali che venivano utilizzati in antichità per giocare. Il gioco è molto simile all'odierno lancio dei dadi, quello che si fa ancora oggi in Mongolia. Esattamente. Questo sarcofago asiatico. Questa era una caldaia che produceva il calore, quindi prima abbiamo visto quelle che producevano la corrente e questa produceva il calore. Qui siamo saliti sulla scala dove si può osservare tutto il mosaico nella sua completezza. Vedete? Allora, sei tu l'impostore? Sei tu l'impostore? Se tu sei l'impostore, guarda, quegli impostori dicono sempre.
lì no, eh. Quindi questa sala caldaia ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento energetico dell'esposizione universale prevista nel 1942. L'azienda governatoriale elettricità ed acqua decise di installare nella centrale termoelettrica un nuovo turboalternatore da 20.000 kW, capace da solo di raddoppiare il potenziale totale già producibile, perché abbiamo visto che era sotto 5.000 più 5.000 10.000. Quindi questa è la nuova tecnologia, nuova del 1942, che da sola produceva 20.000 kW, il doppio di quella che abbiamo visto prima. Eh no, chissà dove la trovi. Arriviamo. E questa invece sarà una spilla. Io non riesco a fare. Questa? La spilla? Spilla d'oro. Sono foglie di mille. Me la un po' di papà. Legnano, eh? Quadrito? Guarda, siete questo, vedi? Vedi che siete? Andiamo via, che poi si può crollare. Questo è un altro video. Poteva servire, ma... sì, eh. Mosaici del terzo secolo dopo Cristo. Sì, ci sono proprio dei tasselli piccolissimi. Sì, sì, sì. Calcare e vedi, questo è un dito mio, vedi? Molto piccolo. Sì. Anche questo è il nome. Ma stanno a venire qua? No. Perché? Noi dobbiamo scaricare queste cose. Dove scaricare? Già non dici che non basta. Questa è la zona dove è stata ritrovata, via Tuscolana, porta Sinara, porta San Giovanni, via Appia Nuova. E chiamo, lo chiamo. Guarda qua, va. Guarda. Questa è una commistione sì, di tecnologia, è comprata sul tempo. Grazie. Non ti rendi conto che è una parte. Ho fatto un po' come... È una bella idea. Ah, non è una novità. A Parigi c'è una cosa, c'è una vecchia stazione per la vita. Ah. Invece di buttarla giù, l'hanno fatto un museo.
Questa è una nave, sì, guarda, è bello. Così si vede, la nave si vede veramente. Sì, questo è nell'insieme, bravo. Per i nostri abbonati. Perché unisce queste macchine, no? Questi sono gli antichi tubi degli antichi romani, guardate, tubi per l'acqua, probabilmente per gli acquedotti, per le saune. E a sorpresa così la carrozza di un treno. Carrozza funeraria sul treno del Papa. Pio IX. No, scusate, non è la carrozza funeraria. Non è la carrozza funeraria. È solamente il treno del Papa Pio IX. Qui ci sono ancora le tendine, credo, originali, eh? Proprio nei minimi particolari. Non correre. Ritratto di un principe in età augustea, 31 avanti Cristo. Patigraf. Perché Raff? Perché non puoi andare avanti e andare indietro. Questo è Giulio Cesare. Ah, no, certo. Questo è Giulio Cesare, no? O diverso forse. Fermo, levati. Nel 50 avanti Cristo. Sì.